Sono Nevia Gregorini e questo è il mio collega Luca Comunian, responsabile del marketing. Allora, la mattina si focalizza, abbiamo ancora 40 minuti che ci separano al pranzo sulla parte dei certificati a leva, mentre il pomeriggio approfondiremo invece i certificati di investimento, che tra l'altro è stata una richiesta durante l'ultimo seminario che avevamo fatto proprio qui a marzo. Allora, cosa sono i certificati a leva e perché ne parliamo? Allora, i certificati a leva so che molti di voi già li utilizzano, però probabilmente non tutti, quindi faccio un attimo un excursus. Sono degli strumenti che consentono, innanzitutto sono quotati su il segmento SEDEX di Borsa Italiana e sono un'alternativa per fare trading. Non con le azioni direttamente o non con future piuttosto che con prodotti diciamo che hanno un forte impatto della volatilità come ad esempio le opzioni, ma invece con dei certificati quotati che consentono di andare a leva, quindi hanno un impatto del finanziamento, adesso lo vediamo un po' più in dettaglio, ma che non hanno l'impatto della volatilità. Innanzitutto, diciamo, vi dico che sul mercato italiano ci sono due grandi tipologie di certificati a leva, i certificati a leva fissa e quelli a leva variabile. Tanto per darvi, diciamo, un pochino di dati anche sul mercato dei certificati in generale, il mercato dei certificati italiano è ancora un po' un mercato relativamente giovane, ancora un anno rispetto ad altri mercati in Europa. In particolare il mercato più importante in Europa è quello tedesco. Noi qui abbiamo riportato un pochino i dati, sono un pochino vecchi a fine marzo, ma insomma non cambierebbe tantissimo la situazione aggiornandolo ad oggi. Voi vedete che la dimensione proprio del mercato è molto diversa. In Italia siamo a 4 miliardi, eravamo a 4 miliardi e 2 a fine marzo di quest'anno, la Germania invece era già a quasi 17 miliardi e mezzo. E anche se guardiamo la composizione del tipo di certificati che vengono negoziati in borsa, questa è estremamente differente. Mentre se andiamo a guardare la parte di certificati di investimento, su cui ci focalizzeremo nel pomeriggio, siamo abbastanza in linea, siamo al 27% della torta in Italia, al 38% sulla Germania. Se invece andiamo a guardare la parte di, e anche diciamo sui vecchi prodotti tradizionali, warrant, siamo assolutamente allineati, vecchi cover warrant, se volete assomigliano un pochino alle opzioni. Siamo allineati, siamo al 17% degli scambi. Se andiamo invece a guardare i certificati a leva fissa o variabile, lo scenario è completamente diverso, cioè in Italia il mercato è dominato dai certificati a leva fissa, adesso tra poco spieghiamo cosa sono, addirittura 52% di tutto il mercato. In Germania, ecco lo vedete, rappresentano il 2% del mercato. Al contrario, in Italia il mercato dei certificati a leva variabile è molto piccolo, il 4%, in Germania invece questo è un mercato rilevante e rappresenta il 43% del mercato complessivo. Per quali sono le differenze di questo? E tra l'altro questa diciamo, composizione viene rispecchiata abbastanza anche in altri mercati, salvo quello svedese dove i leva fissa sono molto forti come da noi, anche sul mercato francese, olandese, eccetera, troviamo delle situazioni abbastanza simili. Cosa sono allora i certificati a leva fissa e quali sono le differenze rispetto ai leva variabile? Allora, i certificati a leva fissa sono, se volete, abbastanza simili agli ETF a leva che immagino molti di voi conoscano, cioè sono dei prodotti che consentono di moltiplicare le performance, ad esempio di un indice azionario, per la leva, quindi massimo per 2 nel caso degli ETF a leva, massimo 7 per quanto riguarda invece i certificati a leva fissa, durante la giornata di negoziazione.
Alla fine di ogni, quindi diciamo durante, per fare un esempio semplicissimo, se il FTSE oggi fa più 1%, il mio leva fissa sul FTSE MIB leva 7 farà più 7%. E questo è valido, diciamo, durante una seduta di negoziazione. Alla fine di ogni giornata di negoziazione viene effettuata una nuova fotografia, si chiama restrike, a partire dalla quale vengono calcolati i valori per la giornata successiva. Questo significa, e tra poco chiedo a Luca proprio di farvelo vedere con un esempio molto concreto, questo significa che la leva viene effettivamente rispettata se voi detenete il certificato. Durante la giornata di negoziazione fate, diciamo, trading in giornata, funziona perfettamente. Se però la vostra esigenza è quella di detenere il certificato per più giornate, ecco, in questo caso la leva non viene sempre rispettata. Non so se vogliamo fare vedere un esempio più concreto. Sì, allora, ecco qui la slide. Pronto? Ecco. Questa è la slide che fa vedere il compounding effect. E i prodotti leva fissa hanno questo difetto, chiamiamolo, ma in realtà è una conseguenza, visto proprio il meccanismo di restrike che Nevia discuteva prima. In maniera molto semplice, cos'è il compounding effect? È il fatto che se io compro il leva fissa oggi, facciamo un long per 7, con il FTSE a 20.000, per fare dei numeri semplici, e fra 5 giorni il FTSE è di nuovo a 20.000 punti, il leva fissa non potrebbe essere esattamente al valore a cui voi l'avete acquistato. Questo perché? Perché, come possiamo vedere da questa tabella, nel momento in cui, faccio un esempio pratico, quando io faccio il più 10% di 100, fa 110, ok? Se io tolgo il meno 10 a questo 110, non fa più 100, fa 99. Perché il 10% di 110 è 11, non è 10. Okay, questo effetto matematico alla fine, moltiplicato per la leva 7, viene amplificato. Viene amplificato. Per cui il fatto che il leva fissa restrike ogni giorno e ogni giorno ti garantisca il 7 per, alla fine in un holding period, quindi in una posizione di più giorni, farà sì che se io confronto il FTSE MIB al giorno in cui l'ho acquistato con il giorno in cui io lo vendo e confronto poi anche il prezzo del leva fissa, potrebbe non replicare esattamente quel 7 per che è poi implicito dal nome, leva fissa 7 per, ok? Quindi spesso negli anni scorsi anche noi stessi abbiamo affrontato degli investitori che ci chiedevano ma come mai se è 7 per alla fine non fa 7 per, è una caratteristica di questo tipo di prodotti. Negli ETF, C'è anche negli ETF, sì. Qualsiasi prodotto che replica la leva fissa giornalmente ha questo tipo di problematica, se vogliamo chiamarla. io ero rimasta molto colpita a proposito degli ETF da un'analisi che avevo visto. C'era un ETF long e uno short leva 2 sul FTSE MIB analizzato nel periodo, diciamo, della crisi di Lehman e analizzato, diciamo, su un paio di 6 mesi. Faceva vedere che sia il long che lo short perdevano. Questo perché? Perché il mercato non ha solitamente un andamento tutti i giorni rialzista o tutti i giorni ribassista. Se diciamo l'andamento fosse sempre coerente, questo effetto ci tornerebbe probabilmente quasi a favore. Il problema è che tendenzialmente il mercato è abbastanza erratico, quindi un giorno sale e un giorno scende. Ecco, questo è un punto importante, infatti, perché questo effetto non è solo a sfavore dell'investitore, potrebbe essere che la leva alla fine fosse, cioè l'effetto nel prezzo del prodotto possa essere anche a favore dell'investitore, può essere sia negativo, come ad esempio in questo caso il FTSE MIB ha fatto 0%, vedete qui, il leva fissa ha fatto meno 3,89 e anche qui sullo short abbiamo riportato l'effetto negativo. Questo perché in mercati molto volatili, dove magari ci sono degli strappi al rialzo e poi delle giornate dove si va pian pianino al ribasso, si fanno delle performance negative, l'effetto tende ad essere negativo. Però appunto è un effetto che va sia da una parte che dall'altra, quindi potremmo anche avere un caso di compounding effect dove la mia performance sul leva fissa è superiore rispetto a quella dell'indice sottostante. Questo, allora, fai l'Excel per caso. Sì, abbiamo anche un Excel, Facciamolo vedere con un facciamo vedere esempio. l'Excel. L'unico problema, non so perché, ma non riesco a cambiare i numeri. Avevamo fatto un Excel proprio per cambiare i numeri, ma non si possono cambiare. Comunque qui il FTSE MIB è a 20.000, questi sono i 6 giorni, diciamo, di negoziazione. Quindi il secondo giorno va a 20.700, poi va di nuovo a 20.000,
20.002, 20.004, 20.000. Fatto sta che durante i 6 giorni poi siamo di nuovo al punto di partenza. Il level fissa 7x, che è questo qua, colonna E ed F, come potete vedere, replica esattamente giorno per giorno. Questi sono ovviamente dei modelli molto semplificativi, però giorno per giorno replica questo 3.50 per la leva 7, quindi il primo giorno mi farà 24.50, il terzo giorno mi farà meno 23.67 a fronte di un FTSE MIB che ha fatto meno 3.38 e così via. Però alla fine, mentre io l'ho acquistato il giorno 1, eccolo qui a 100, vedete in alto, colonna E2, alla fine dei 6 giorni il FTSE MIB mi farà ancora 20.000 punti, il leva 7 vale 93. 8. Questo vuol dire che ha fatto una performance negativa di meno 6.20. Qui abbiamo anche il turbo, però vi facciamo perché appunto introduce poi i nostri ulteriori prodotti a leva, però lo facciamo dopo. Magari anche nel frattempo proviamo poi a far funzionare l'Excel così vediamo anche diciamo, il caso opposto. Tuttavia, diciamo, quando c'è l'effetto positivo, questo dipende semplicemente da come va il FTSE MIB durante, diciamo, i giorni di negoziazione. Quindi è un effetto imprevedibile, perché quello che determina il fatto che il compounding effect mi vada a favore o a sfavore non è tanto il prodotto in sé, non è tanto quando lo compro come lo vendo, è tanto come, cioè dipende semplicemente da come va il FTSE MIB, dall'andamento del FTSE MIB. Però diciamo, per rispondere alla domanda, l'effetto positivo ci può essere nel breve periodo, quindi ci può essere un effetto positivo su qualche giornata di negoziazione. Nel lungo periodo, nel 99% dei casi è a sfavore, perché non c'è mai come dire, un trend costantemente rialzista o costantemente ribassista. Tendenzialmente nel lungo periodo c'è sempre una forte volatilità e questo effetto va a sfavore. Può scappare in giornata, Allora, i leva fissa, chi è che ha fatto la domanda? Non, ecco, sì, anzi, noi in realtà i leva fissa consigliamo proprio di negoziare in giornata, cioè se diciamo, si vuole il rispetto della leva, è possibile assolutamente negoziare in giornata. No. Allora, sì. Allora, i certificati sono quotati sul SEDEX, c'è un market maker che è diciamo, tendenzialmente l'emittente, poi ci sono anche dei bid e degli ask di investitori retail che comunque diciamo, vogliono vendere o comprare. Quindi diciamo, sono abbastanza liquidi, in particolare i leva fissa sono rappresentando comunque il 53% del mercato, sono prodotti molto liquidi. Quanto c'è di corrispondenza giornaliera Come scambi? tra minimo e massimo in una leva 7? Allora, come Anche per scambi, quello. allora, abbiamo avuto dei picchi di scambi 2 anni fa in cui i leva fissa scambiavano addirittura 100 milioni al giorno. Oggi il Io mercato se no, poco. no, no, dicevo se io in un momento di mercato sono a più 2%, il market maker riesce già subito a posizionarsi, mi fa prezzo. Sì. Prezzo in Sì, continuo. assolutamente, assolutamente. Un tempo era così. Un tempo non era così? Un annetto, 2 annetti fa ancora non erano così maturi, ci arriveva. Molto spesso il market maker spariva a certi momenti. E Ma siccome può succedere sui certificati di investimento leva per. 7 non credo sia per tutti, quindi non è che ci saranno volumi come magari un 3 o. No, paradossalmente no, invece è proprio il contrario. Cioè, paradossalmente. Perché chi prende questo strumento tu dici lo prende per essere molto aggressivo. Anche questo è un meccanismo che abbiamo visto un po' in tutti i paesi. In Italia all'inizio sono stati lanciati i leva 5 e poi Borsa ha dato l'ok per il lancio del leva 7. Tutto il 90% del mercato si è spostato sulla leva più alta, quindi in realtà le leve più Quello che alte. dici te, siccome questo è uno strumento di breve anche giornaliero, ci dovrebbe replicare come un future, anche il future tra l'altro non è che sia così, dovrebbe avere quell'efficienza. Sì, allora, sì, tra l'altro questa cosa mi dà un attimo l'occasione per, torniamo alla slide sul leva fissa, mi dà l'occasione per dire una cosa, sì, dice replica il future, quella proprio quella sul leva fissa, scusami, il nostro leva fissa,
Eccolo qua, ha come sottostante direttamente i future, ed è una differenza sia diciamo il FTSE che il DAX, quindi ha i future quotati su Idem o su Eurex. Questa è una differenza importante che spesso non viene ricordata rispetto ad esempio ai leva fissa dei concorrenti, perché tutti i leva fissa dei concorrenti utilizzano invece degli indici proprietari. Questa è una cosa che viene poco percepita in Italia, però all'estero la maggior parte dei leva fissa utilizza proprio direttamente il future come sottostante. Perché? Perché è più trasparente. Mentre se vi andate a vedere la formula che replica l'indice dei leva fissa della concorrenza, non è semplicissimo capire che cosa c'è sotto e se ci sono quali sono le fee, quali sono le commissioni. Parlando di future, forse possiamo anche citare la Tobin Tax, nel senso che se c'è qualcuno che opera con i future in questi giorni, probabilmente questa è una tematica abbastanza calda anche sui forum, vi sarete accorti che la Tobin Tax è passata allo scaglione successivo. Quindi è passata, scusate, allo scaglione di 75 centesimi, quindi sul FIB. Ecco, anche i certificati sono soggetti ad una Tobin Tax, ovviamente rientrano nei mercati regolamentati. Però diciamo i certificati a leva vi consentono di esporvi per nozionali molto limitati proprio per il meccanismo della leva. I leva fissa, poi vedremo anche i turbo, si possono acquistare per ammontare molto limitati, anche pochi centesimi. Questo proprio per dare la possibilità anche ai investitori retail di esporsi per una piccola parte del patrimonio. Tra l'altro, dopo è scontato che la parte di trading sia, come dire, un ammontare limitato del portafoglio. Qui noi abbiamo riportato anche la Tobin Tax di altri strumenti come i contract for difference. Questo per dire che sono considerati mercati non regolamentati. E vi faccio notare la differenza della Tobin Tax sugli scaglioni. Quindi se per un valore nominale fino a 50.000 euro sui certificati pagate 7 centesimi e mezzo, su invece un CFD andate a pagare 5 euro. Torniamo. Ok, la vedo. Poi, poi. Sì, allora, scusate, come dicevamo prima, i leva fissa sono uno strumento e sono i più diffusi in Italia. In Germania è esattamente l'opposto, quelli che sono più diffusi sono un altro tipo di strumento, che sono quelli che noi chiamiamo a leva variabile. Leva variabile che però può essere un concetto un po' che ci è fuorviante, diciamo, perché la prima cosa che magari uno pensa quando si dice leva variabile vuol dire che non si sa bene che leva sia. In realtà il concetto è esattamente l'opposto, ovvero i turbo sono un prodotto che hanno una barriera, quindi un livello, diciamo, di se prendiamo sempre un FTSE MIB a 20.000 punti, la barriera potrebbe essere a 15.000 punti. Questo vuol dire che la barriera, i 15.000 punti, sono quelli che io non pago, io pago solo i 5.000. E questo ovviamente esponendomi a 20.000 punti, pagandone solo 5, chiaramente faccio un investimento a leva, chiaro, no? Questo però vuol dire che tanto più il FTSE MIB si avvicina ai 15.000 punti, tanto io pago meno. Se è a 17.000 pago solo 2.000 punti, però mi espongo sempre a 20.000. Se invece il FTSE MIB è a 25.000 punti, io pago 25 meno 15, pago 10, però sono sempre esposto allo stesso intero ammontare del FTSE MIB. Questo per dire che il turbo ha tanto più effetto leva, tanto più sono vicino alla barriera. Se il FTSE MIB sta a 16.000 e la mia barriera è a 15.000, io pago solo i miei punti, però ho molto effetto leva. E quindi, chiaramente, essendo lo spot del FTSE MIB ogni giorno in movimento, la leva di quel prodotto ogni giorno cambia. Quindi oggi ha una leva 5, domani ha una leva 10, dopodomani ha una leva 20.
Questo mentre io non ce l'ho in portafoglio, ok? Ma nel momento io, quando io compro il prodotto, io sto comprando un livello barriera, ok? A un determinato spot. E in questo momento io, facciamo che appunto compro a 20.000, quando il FTSE MIB sta a 20.000 e la barriera a 15.000. In questo momento io fisso il mio livello di barriera, scusate, di leva, che rimarrà fissa per tutta la durata del mio investimento. E qui ritorniamo al file Excel, perché ipotizzando un FTSE MIB a 20.000 punti, qui, dovrei, per fare il confronto con il leva fissa 7, prendiamo un turbo che ha circa una barriera a 17.100 punti, quello più vicino a 17.100 punti. Questo darà una leva di 7 per al turbo. E come potete vedere qua, a fronte degli stessi spostamenti del FTSE MIB che abbiamo elencato prima, alla fine dei 6 giorni lavorativi, il turbo avrà esattamente la stessa performance che ha avuto il FTSE MIB. Quindi questo vuol dire che abbiamo mantenuto la leva 7 per fissa non giorno e dopo giorno, ma durante tutta la durata della mia detenzione in portafoglio del prodotto. E questo è fondamentale, questo è un concetto fondamentale che per nostra esperienza tutti gli investitori non hanno purtroppo capito. E questo va anche a... Ci sono due domande in sala, aspetta. Ah, scusate. Credo che ci fosse prima il signore in fondo. Sì, salve, buongiorno. Perdonami la critica, però su quest'ultima affermazione non sono pienamente d'accordo. Io ho da inizio anno per 2 mesi e mezzo testato su di me i Turbo Certificate, provando sia su indici che su titoli azionari. Quello schemino lì, secondo me, costa un po' anche con il discorso che nel Turbo Certificate esistono un premio a rischio pagato, esistono i dividendi ipotetici. Quindi il prezzo di un indice che scende non potrà mai essere pari al prezzo del Turbo Certificate detenuto in portafoglio. Quindi io sto parlando per un, scusate, per un turbo detenuto in portafoglio. Quindi vi chiedo perché questa cosa. Ok, no, grazie mille. E, avevo fatto anche la premessa che era un modello semplificativo quello in Excel. E questa è infatti la slide che adesso andiamo a vedere, che spiega un po' perché. Allora, il prezzo di un turbo come si calcola? Il prezzo teorico, ecco, di un turbo come si calcola? Lo vedete qua, è prezzo sottostante, nel caso di un turbo long, meno lo strike, diviso l'eventuale parità. Quindi, esattamente come dicevamo prima, 20.000 punti meno 15.000 punti, che è lo strike barriera, diviso la parità. La parità è semplicemente un divisore, può essere 1.000 punti, 10.000, in modo appunto, da come diceva Nevia, da dare accesso a questo tipo di prodotti anche a pochi centesimi, pochi euro, perché 20.000 meno 15.000 farebbe 5.000. 5.000 euro magari è già un poi appunto con un effetto leva avrebbe già un opzionale importante, quindi vengono divisi per un numero che dà il taglio nominale minimo abbastanza accessibile. Questo è il prezzo teorico. Questo prezzo teorico in realtà non è esattamente quello che vediamo a mercato, e ha ragione il signore, perché ci sono 3 fattori che impattano sul prezzo teorico. Il primo è il tasso di interesse, vediamo anche qua, l'Euribor a un mese, che va ad aumentare quello che è il prezzo del prodotto, perché semplicemente, se vogliamo vederla in maniera semplificativa, qui sto facendo un investimento a leva e quindi devo in qualche modo pagare il finanziamento. L'altra invece è i dividendi attesi. I turbo sono una differenza che i turbo hanno rispetto ai leva fissa è che sono iscritti anche su azioni, quindi i leva fissa sappiamo che sono sul FTSE MIB, sul DAX, sugli indici. I turbo permettono di investire a leva anche sulle single stocks, in particolar modo blue chip italiane, ma anche estere o per lo più europee. I dividendi attesi, quando io ho un turbo che ad esempio nasce a gennaio e scade a giugno, luglio, la sua vita va in mezzo allo stacco dei dividendi del FTSE MIB, che di solito è a maggio-giugno. Questo vuol dire che c'è un impatto ovviamente, e questo impatto riflette sul prezzo del turbo? Va a scontare quelli che sono i dividendi attesi dall'azione, quindi va a ridurre il prezzo del turbo da quelli che sono i dividendi attesi, staccati, dichiarati dalla società. Ultimo fattore che impatta sul prezzo del turbo è il rischio del gap. Ve lo spiego con un esempio. Se io ho il FTSE MIB che stasera chiude a 15.002 punti, è molto vicino ai miei 15.000 punti di strike.
Questo vuol dire che domani mattina il FTSE MIB potrebbe aprire a meno 2 e quindi aprire il primo scambio, essere sotto i 15.000 punti, potrebbe essere a 14.800. Questo vuol dire che nel caso ad esempio dei future io dovrei integrare un margine, ok? Questo non avviene nei turbo, cioè quello che io perdo nel caso in cui il sottostante vada sotto il livello di strike barriera è l'intero capitale investito, ma non posso andare oltre quello che è l'intero capitale investito, cioè non mi verrà mai richiesto di integrare i margini. Se però questo avvenisse, vuol dire che la banca, noi, BNP Paribas, i nostri trader, avrebbero un problema, perché se apre a 14.800 ci sono 200 punti da colmare che nessuno ci pagherà. Questo vuol dire che quindi il premio per il rischio gap è proprio un aumento nel prezzo del prodotto al fine di gestire questo tipo di caratteristiche. Ed è anche vero, scusate, che il premio per il rischio gap è un po' dinamico, ovvero se io sono molto vicino alla barriera, il premio per il rischio gap che l'emittente, diciamo in qualche maniera, di cui ha bisogno l'emittente è ampio, quindi avrà una rilevanza sul prezzo. Se invece il sottostante è molto distante da quella che è la barriera, in quel caso il premio per il rischio gap è molto più limitato e il prezzo reale del turbo si avvicinerà molto a quello che è il prezzo teorico che abbiamo visto prima, spot, diciamo a livello del sottostante meno lo strike. C'è anche una seconda domanda di un signore più in mezzo. Io vorrei chiarito l'aspetto della scelta del turbo. Ah, grazie. Dicevo che volevo chiarito l'aspetto della scelta del turbo su cui investire. Okay. Perché poco fa mi è sembrato di capire che il turbo si sceglie in base al livello di barriera, che sì. Alle aspettative di barriera che si hanno. Sì. È corretto. Allora, andiamo sul nostro sito. Il nostro sito si chiama Certificati Investimenti BNP Paribas. Vi faccio vedere, questo è il mio solito impedimento tecnologico, ecco, Certificati a leva nella sezione Turbo. Possiamo andare a vedere la gamma dei Turbo. Quindi ad esempio io voglio andare, non so, long, quindi ovviamente è al rialzo, short al ribasso, ipotizziamo di voler fare trading sull'indice italiano, quindi selezionerò indici FTSE MIB e qua ho tutta la gamma al rialzo sul FTSE. Posso anche ordinarli o per leva, quindi andando dalla leva più bassa fino alla leva più alta, che poi è l'equivalente, se volete, di ordinarli per livello di barriera, che è questa colonna che vedete. Ovviamente, sì, quindi è corretto quello che lei ha intuito, cioè il turbo va selezionato sulla base del, non so se chiamarlo, supporto o resistenza, che dir si voglia, secondo che sia un long o uno short, perché è il, dato che questo è il livello barriera, toccato il quale il certificato perderà di valore, proprio per l'effetto che citava Luca, quindi non chiediamo margini di garanzia, deve essere quel livello che nella sua strategia di trading non verrà toccato nell'orizzonte temporale in cui lei detiene il prodotto. Quindi il lavoro che stiamo facendo anche con gli amici di Milano Finanza, e non so se ne avete parlato prima, di pubblicare ogni giorno sulla sezione mercati di Milano Finanza su web e ogni sabato appunto un'analisi tecnica di Defendi, dove vengono proprio indicati i livelli di knockout sulla base dell'analisi tecnica, sposa proprio questa filosofia, cioè quella di dire io ragiono su analisi tecnica su certi livelli e sulla base di questo seleziono il turbo che fa a caso mio. Ed è giusto dire più è lontano lo strike più posso tenere il turbo. Riusciamo a ingrandirlo un pochino? Tu riesci? Più è lontano lo strike, allora più lontana è la barriera, allora qua lo vediamo, sono ordinati per leva crescente
e diciamo il livello barina più lontano. E naturalmente, più il livello del, allora, più facciamo un esempio concreto. Se io compro un Fuzzi, un Turbo Leva Fuzzi Leva 5, la barriera sarà 17.500. Più il livello del Fuzzi si avvicinerà a questo livello barriera, quindi più, diciamo, io non ho sbagliato la mia previsione, quindi il Fuzzi in realtà comincia a scendere, più questo livello di leva aumenterà, e quindi lo vedrò mano a mano salire, e più il valore, del turbo scenderà. Perché? Perché vale di meno, perché il prodotto è più rischioso. Quindi non è un caso che voi li vedete ordinati per leve crescenti, e naturalmente ad una leva bassa corrisponde anche un prezzo più alto. Quindi per una leva 2 voi comprate il turbo per 91 centesimi. Ovviamente se prendete un prodotto più rischioso, non so, una leva 8, è vero che avete, diciamo, un finanziamento più alto, quindi potenzialmente un gain più elevato. Naturalmente è un prodotto più rischioso e quindi si compra con appena 22 centesimi. Microfono fuori. Ragionerò su quelli più in basso di certificati, se ragiono su uno short ragionerò sui primi 10 per dire, non sui secondi 10. Beh, poi questa è tutta la gamma dei long. Questa è la gamma dei long. Poi ci sono Sì, ma siccome io anche. sono su un long, appunto, sto ragionando sui long, voglio comprare un long, comprerò gli ultimi 7, non i primi 7, probabilmente, perché la logica appunto di comprare un turbo è quello vicino alla barriera. Se Beh. sono long, ci sono per davvero, diciamo, non per una leva. Dipende però questo Dipende. dall'investitore, insomma. Dopo facciamo vedere anche un esempio di come utilizzare questi prodotti per la copertura. Ad esempio, al scopo di copertura, molti Allora fanno sceglierò. ragionamenti molto Sì. diversi, preferiscono delle leve più basse. Quindi dipende. Prego. Ma la maggiore liquidità dov'è? Sulle primi o sugli ultimi long, per esempio? Allora, la liquidità è simile. I più posso dire quali sono i più scambiati? I più scambiati sono quelli da leve 6, 7 fino ad arrivare a 12. Questi sono i più utilizzati. Sì. Ah, rispetto alla leva fissa, forse da far notare anche che mentre la leva fissa il massimo è 7x, questi prodotti, ad esempio, l'ultimo arriva fino a 22x, quindi c'è anche un L'ultimo, livello. però appunto dei 6 a 12 Ma cosa pagano la sono gli scadenza? ultimi. Beh, intanto non sono prodotti, diciamo, che per forza siano prodotti nati per poterli scambiare velocemente, quindi non è importante, però pagheranno la differenza tra lo strike, dipende da se è long o short. Ovviamente, anche se tu dicevi che questi possono essere tenuti più a lungo, sono più Beh, efficienti non hanno dal il punto compounding effect e questo di giustifica il fatto che li posso anche tenere 2 settimane, ad esempio. È chiaro che se io mi posiziono in un mese non vado a prendermi con un orizzonte temporale di un mese, non mi prendo un leva 22 per, perché insomma, no, è un po' troppo rischioso. Magari mi prendo una leva più moderata. Se invece voglio fare trading solo oggi, come dicevi tu, e chiudere intraday, magari mi prendo il 22. Quindi dipende obiettivamente da qual è l'obiettivo di investimento, sicuramente. È un pochino controintuitivo quello che stiamo dicendo, però la leva è variabile, nel senso che se io la osservo, la leva aumenterà se il livello del Fuzzi si avvicinerà al livello di barriera e diminuirà al contrario. Ma nel momento in cui lo compro, ed è il momento per cui diciamo che può essere tenuto in portafoglio anche per orizzonti temporali più lunghi, nel momento in cui io lo compro a questo livello, io nel mio portafoglio fisso quella leva e quindi per me rimarrà fisso a quel livello. C'erano. Sì, volevo sapere dal punto di vista operativo, no? Io li utilizzo, premetto che li utilizzo e mi piacciono come tipo di investimento, però succedono delle cose che non, cioè che mi lasciano perplesso. Vi faccio un esempio di venerdì, non ieri, della settimana scorsa, avevo il Turbo Long Fiat che era vicino allo strike. Quindi lo strike era 9 ed è arrivato il venerdì, era arrivato a 9,20, volevo venderlo. Non sono riuscito a venderlo, da 9,20 poi io inserivo l'ordine, non lo prendeva, andava a 9,18, 9,16, è arrivato a 9,05 e non è andato in default. Però tutto il venerdì sera sono stato un'ora, anche a contatto con i vostri colleghi,
e non sono riuscito a venderlo perché non lo prendeva. Sono riuscito, per fortuna, il lunedì successivo poi, ha aperto la borsa, era più alto di 9, sono andato a venderlo, per venderlo lo stesso, sono riuscito a farmi prendere l'ordine nel momento in cui è andato in default. Vado a vedere proprio le 46, era 46 di secondi, guardato anche sulla borsa valori italiana, corrispondeva proprio che è andato sotto dei 9 a quelli. Io sono riuscito a averlo proprio nel 46esimo secondo e quindi non l'ha preso. Cioè sono stato 2 giorni, il venerdì, perlomeno l'ultima ora del venerdì, 8 giorni fa, e non sono riuscito a venderlo né il venerdì e neanche il lunedì successivo. Ma era un problema legato al suo intermediario o era un problema legato a... cioè da che cosa guarda, gli hanno detto? Non lo so. So che spesso e volentieri, probabilmente era uno dei casi, a me è sembrato quasi che sia stato fatto apposta per farmi andare in default. Questo lo escludo. Diciamo che questa è la mia impressione. Lo escludo, ma non per niente, ma perché il nostro trader copre 4 paesi diversi, ha migliaia di prodotti. Diciamo che questa è stata la mia impressione. A parte che non lo può fare, ma anche volendo... Neanche con voi, avevo il vostro collaboratore, era al telefono insieme, non sono riuscito quel venerdì. Allora. Lunedì mattina ho aperto subito la posizione, era più alta, era sui 9,3, però nel momento che aprivo, che inserivo l'ordine, che ci vogliono 2 minuti a aprire la banca, gli ordini, è andato subito giù sotto a 9,01 circa e non sono riuscito, l'operazione è passata dopo che era andato in default. Per completare quello che mi dite, non lo so, spesso e volentieri, non so se dipende da BNP o da BNL, io sono BNL. Che broker ha lei, scusi? Esatto, che broker. BNL. Non lo so, però mi trovo spesso che non prende gli ordini perché hanno superato le barriere, perché in questi casi è molto semplice superare le barriere del più o meno 10%, no? Variano, cioè una variazione dell'1% con una leva che diventa come in quel caso che era 30-40, varia del 30-40%. E non varia in modo automatico, in modo da prevenire. Devo telefonare io per far cambiare i parametri. Allora, non lo so se era era qualcos'altro. Sto parlando di un fatto effettivamente successo. Questo caso specifico, se poi mi lasci i suoi riferimenti, lo approfondiamo per andare a capire esattamente cosa è successo tra venerdì e lunedì. Lo capiamo bene, però in generale cosa può succedere quando ha un problema di questo tipo? Può essere un problema con un broker e tra l'altro BNL me hanno segnalato anche uno ieri, quindi può essere che l'intermediario abbia in quel momento una difficoltà in particolare e ovviamente chiamandoci al numero verde è un modo anche per noi per segnalarlo, però ci possono essere effettivamente dei casi in cui il prodotto non negozia che possono essere legati a asta di volatilità, cioè il sottostante, non credo che fosse il caso di Fiat venerdì, il sottostante è in asta di volatilità, ovviamente anche il prodotto viene sospeso, quindi il trader non riesce a fare prezzi. Ovviamente, e quindi questo non è il caso, però lo ricapitolo un po' anche a beneficio, perché magari se capitano anche nel futuro questi casi, quindi può essere asta di volatilità del titolo sottostante, può essere un circuit breaker. Cos'è un circuit breaker? È un meccanismo che è previsto dal regolamento di borsa italiana, per cui se c'è un forte scostamento dell'azione, o a volte succede anche sul DAX o dell'indice sottostante, il certificato viene automaticamente sospeso da Borsa Italiana. Noi dobbiamo accorgercene, e a volte ce ne accorgiamo anche da telefonate al numero verde, chiamare Borsa Italiana e chiedere di sbloccare. Quindi questo può essere un altro meccanismo che si verifica. Noi abbiamo chiesto diverse volte a Borsa Italiana di pubblicizzare di più il meccanismo dei circuit breaker, perché spesso non vengono, compresi.
speriamo, diciamo, che ci venga incontro. Quindi queste possono essere due tipologie che si verificano in generale. Questa sua, o può essere un problema di un broker, però questa sua, se poi mi lascia un riferimento, lo approfondiamo. Dopo anche altre cose di tipo operativo di cui parlare. Volentieri. Vogliamo magari parlare dei mini future, così completiamo la gamma? Vai. Ok. Magari partiamo da questa slide. Quali sono le differenze tra i turbo e i mini future? Allora, sono molto simili, sono prodotti molto simili, ma hanno delle caratteristiche diverse che sono, uno, la scadenza. Allora, i turbo hanno mediamente delle scadenze più ristrette, quindi di solito 6 mesi. I mini future invece hanno scadenze di anche 2 anni. La seconda è più importante, forse caratteristica, è che i mini future hanno uno strike che è diverso dalla barriera, mentre i turbo hanno quei 15.000 punti che dicevamo prima, sono esattamente quei 15 sia per lo strike che per la barriera. I mini future invece sono diversi, poi capiremo perché. E altra caratteristica fondamentale, e qui ritorniamo anche alla domanda del signore di prima, il prezzo teorico è esattamente uguale al prezzo reale, quindi il mini future sul mercato avrà sempre il livello del sottostante meno lo strike. Non ci sono i tassi di interesse, i dividendi e il premio per il rischio gap che dicevamo prima che c'è sui turbo. Perché? Allora, diciamo che i mini future hanno esattamente lo stesso identico obiettivo dei turbo, cioè farvi investire a leva su indici, su azioni, ma hanno una costruzione diversa. Perché questi non hanno il rischio gap che dicevamo prima? Perché appunto lo strike è diverso dalla barriera. Quindi se io ho uno strike a 15.000 punti e la barriera è a 15.5, non ho più quell'effetto che dicevamo prima, che ho paura che alla sera mi chiuda molto vicino e il giorno dopo mi apre sotto, perché ho questo, diciamo, cuscinetto, questo gap, non è più nel rischio gap che il trader mi prezza all'interno del prezzo reale del prodotto, ma ce l'ho da final term, da condizioni definitive del prodotto, ce l'ho già impostato lì e quindi non c'è bisogno. Per questo motivo, diciamo, il prezzo del mini future è più, se vogliamo, più lineare, cioè faccio la formula matematica ed è esattamente quello, facendo 20.000 punti del FTSE MIB meno 15.000 punti, diviso l'eventuale parità che spiegavamo prima, è esattamente il prezzo che vedrete su Borsa Italiana. E, un'altra caratteristica, allora, diciamo, qual è allora il costo di questi prodotti se effettivamente rispecchia il prezzo reale? Il costo di questi prodotti sta nel fatto che viene ogni giorno modificato il livello di strike e di barriera per un tasso di interesse. Quando io investo a leva, di fatto mi sto facendo finanziare parte del mio investimento e viene applicato un tasso di finanziamento. Questo è vero su qualsiasi tipo di strumento, magari non lo percepite, magari non l'avete, non siete venuti a conoscenza, ma è sempre così. E questo tipo di prodotti hanno un tasso di finanziamento annuale che va dipende dai sottostanti, ma dal 2 al 3%, che comparato... Sì, è l'Euribor un mese, quindi negativo, mediamente, sì. Più ad esempio il 3% per il FTSE MIB, quindi, esatto. Però è annuale. Annuale. Questo vuol dire che ogni giorno lo strike e la barriera mi fa uno scattino, cambia, di, facciamo che sia il 3%, di 3% diviso 365. Ok, quindi io non pago il 3%, non è che investo oggi e pago il 3%, investo oggi e pago un giorno su 365 del 3%, quindi abbastanza su brevi periodi è abbastanza insignificante, se vogliamo. Questo è un po' il funzionamento di mini future. Andando un attimo indietro, quindi questo è come si calcola il prezzo: il prezzo del sottostante meno strike diviso la parità per il long e il contrario, strike meno prezzo del sottostante per il short, ed è esattamente quello che voi vedrete a mercato. Hanno una durata più lunga e questo è di fatto anche sul mercato, possiamo andare a vedere la gamma, potete vedere che le leve rispetto ai turbo sono mediamente più ridotte, vanno da, se andiamo a prendere il FTSE MIB, in questo caso prendiamo sempre il long, ordiniamo per la leva, vanno da 2 fino a 5 per. Questo è anche parte del motivo, è anche sul fatto che il knockout, il livello di barriera, è diverso dal livello di strike e quindi permette di essere meno, diciamo, a leva e quindi avere meno effetto leva insita nel prodotto. Quindi una durata più lunga delle leve più contenute
fanno di questo prodotto uno strumento ideale, se vogliamo, per posizioni di breve e medio periodo. Quindi io mi posso posizionare sul FTSE MIB con una leva 3 da qui a fine anno, perché penso nella ripresa, penso che il FTSE MIB mi arriverà a 23.000 punti, 24.000, quello che è, e lo posso tenere fino a dicembre senza compounding effect, quindi senza il rischio che a fine, quando io lo vendo, effettivamente la performance del FTSE MIB discosta parecchio da quella effettiva del mio prodotto, per durate di un certo tipo. Quindi mini future rispetto ai turbo, prodotti un po' più, diciamo, di medio termine, turbo prodotti sempre a leva ma più aggressivi di breve termine, quindi di trading più frequente. Il fatto che i mini long abbiano una durata di 2 anni e abbiano questo tipo di leve senza compounding effect, ancora una volta, li rende anche abbastanza ideali per coprire il portafoglio dalla volatilità dei mercati. Ovvero, io ho un cliente con un'esposizione sul mercato equity europeo, so che quest'anno ad aprile arriveranno elezioni varie, ci saranno determinati fenomeni di mercato, non voglio smobilizzare tutti i fondi che il mio cliente ha o tutti gli strumenti a cui il mio cliente è esposto, ma voglio semplicemente proteggerlo da un periodo di volatilità del mercato dove non so bene dove andrà, potrà salire ma potrà anche scendere, quindi io magari mi compro una copertura per cui rinuncio all'upside di questi 3 mesi, ma rinuncio anche, diciamo, o meglio, mi proteggo dal downside del mercato, compro un mini short, in questo caso, sull'indice Eurostoxx, sull'indice FTSE MIB o quant'altro. Questo può essere un po' la logica. E magari abbiamo anche un tool che può simulare questo per capire come funziona, magari. Sì, allora, magari prima di... adesso... Arriviamo al pranzo che... No, ma mi rendo conto che è 1:20, quindi... prima di farvi vedere il calcolatore, giusto un esempio concreto su il prezzo. Vi diceva Luca è trasparente ed è uguale al valore teorico, e vi volevo fare vedere anche da dove potete vedere il costo del finanziamento. Quindi purtroppo adesso il mercato è chiuso, quindi lo dobbiamo fare ai valori di chiusura di venerdì. Però perché in questo momento mi fa vedere che posso acquistare questo certificato a 39,50 centesimi? Il prezzo è trasparente, dicevamo, per il long è pari allo spot, quindi 21.483 punti, meno il livello strike, quindi 17.515, fratto la parità, che per convenzione di borsa per il FTSE MIB è sempre 10.000 punti. Dov'è allora il costo del finanziamento? Il costo del finanziamento sta nel fatto che questi livelli, cioè il livello di strike e di knockout, si muovono ogni giorno, e lo potete andare a vedere semplicemente cliccando su questo tab. Qui vedete che se andate a farvi i calcoli viene detratto ogni giorno quell'ammontare che citava Luca, cioè l'Euribor un mese più il 3% diviso 365 giorni. Sì, Nevia, se posso. Il prezzo è diciamo FTSE MIB meno lo strike. Nel caso di un long, se a parità di FTSE MIB, facciamo finta che rimane fermo sempre, se lo strike ogni giorno mi aumenta, e quindi se faccio ad esempio 20 meno 15 fa 5, no? Mettiamo che lo strike il giorno dopo è 16, 20 meno 16 fa 4. Quindi il fatto che, questo, come vedete, il giorno 4 maggio il livello di strike era 17.514, lasciamo stare le virgole, il giorno dopo era 17.515. Questo va a erodere il prezzo del mio prodotto, perché questo è quello che io sottraggo al valore del FTSE MIB. Quindi il risultato, se io ho il valore che io sottraggo, diciamo, è sempre un po' più alto, mi va a erodere il valore finale, il risultato della formula. E questo è appunto il costo del finanziamento che si riflette. Un meccanismo, posso chiederlo in vari modi, questi prodotti sono strutturati in questo modo, e quindi è così che si viene poi a remunerare il costo del finanziamento. Questa stellina che vedete, non so se molti di voi già utilizzano la watchlist, è una
lo grafi tu al volo, è un servizio in più che abbiamo messo a disposizione per seguire questi prodotti. Poi facciamo vedere sui certificati anche di investimento come funziona, però anche sui certificati a leva vale la pena farla vedere, perché consente di monitorare l'avvicinarsi del livello barriera. Quindi se io ho un turbo, un mini future in portafoglio e voglio settarmi degli avvisi che mi arrivino in maniera molto facile via email quando il livello barriera si avvicina pericolosamente, oppure quando il denaro o la lettera raggiunge certi livelli, lo posso semplicemente settare cliccando su aggiungere la watchlist. Questa in particolare è quella di Luca. Io me ne posso comprare ad esempio 100 pezzi, in automatico il sistema mi dà il prezzo attuale, ma lo posso anche modificare, e cliccando su aggiungere la watchlist e reindirizza mi rimanda appunto alla, mi ritroverò il mio mini long su CNH, mi dà appunto il valore corrente e mi posso anche settare appunto degli avvisi, quindi avvisami quando il denaro, la lettera raggiunge un certo livello, quando ho fatto un certo guadagno in termini assoluti, quando la barriera si avvicina del 5%, oppure allertami prima dell'ultimo giorno di negoziazione. Tornando al discorso della copertura, dicevamo i mini future sono anche adatti a scopi di copertura e potete trovare un tool molto semplice sotto certificate a leva mini future calcola la copertura per diciamo calcolarvi quanti mini future dovete acquistare per coprire un portafoglio. Luca faceva l'esempio momenti di forte volatilità, le elezioni in Francia piuttosto che la Brexit, insomma momenti diciamo particolari, però diciamo in generale secondo me non è una cattiva idea in assoluto coprire una parte del portafoglio. Quindi supponiamo, non so, di volere coprire un portafoglio, non so, concentrato sull'Europa ad esempio, quindi selezionerò l'Eurostoxx 50, inserisco un ammontare pari a, non so, 100.000 euro, supponiamo, non so, che io abbia una serie di titoli o di fondi o di ETF che non voglio smobilizzare, e cliccando su cerca il sistema, che ragiona, attenzione, in ottica di copertura totale, immagino che nella vita reale coprirete solo una parte del portafoglio, mi suggerisce in automatico quali sono i mini short che posso utilizzare. Ovviamente tanto più andrò su una leva alta, quindi leva 27, tanto meno mi costerà la copertura, tanto più andrò su una leva prudente, tipo una leva 5, tanto più la copertura sarà costosa. Io sono una prudente, quindi scelgo una copertura con una leva 5 ad esempio, e il sistema in automatico mi dice quanto devo sborsare. Quindi ovviamente per una copertura con una leva di 5, per coprire totalmente il mio portafoglio di 100.000 euro, dovrò sborsare 18.317 euro. A questo punto lo strumento mi consente anche di fare delle simulazioni, quindi ditemi voi dove va l'Eurostoxx e in quanto tempo. Si sbilancia? 4.000, sbilanci. 4.000? Proprio in quanti giorni? 30. Quindi in questo caso la mia copertura ha perso, perché la mia aspettativa di mercato ribassista non si è verificata, però ho guadagnato sul portafoglio, diciamo, in fondi, e quindi il portafoglio in fondi è arrivato a 109.000 euro, la mia copertura ha perso e quindi, diciamo, il mio portafoglio è più basso di poche centinaia di euro. Fai anche l'esempio inverso invece. Al contrario, se invece, ditemi voi dove arriva, se invece diciamo effettivamente l'effetto negativo si è verificato, ditemi voi dove arriva l'Eurostoxx. 3.000. Se arrivasse a 3.000 in, facciamo sempre 30 giorni, eccolo qua, in questo caso il portafoglio in fondi si è deprezzato, quindi vale
varrebbe 81.000 euro, però effettivamente il mio mini future ha funzionato, si è apprezzato, vale 35.000, anzi quasi 36.000 euro, e quindi comunque il mio portafoglio ha retto. Scusi, parliamo sempre, non c'è l'effetto fiscale di nulla. Allora, effetto fiscale, allora, l'effetto, qua no, non c'è l'effetto fiscale di nulla, però parliamo anche dell'aspetto fiscale, nel senso che i certificati di investimento, di certificati in generale, sia di investimento che a leva, poi lo approfondiamo anche nella sessione pomeridiana dedicata agli investimenti, sono considerati redditi diversi, quindi sono sempre tassati al 26%. Ma anche i coupon e tutto è un reddito diverso? Allora, anche i coupon, c'è un dibattito. Chiamato bonus o quant'altro. Allora, i bonus di certo. Allora, faccio un passo indietro per chi non... Perché chiamano bonus per non chiamarlo coupon, però ho dovuto... Molte persone mi dicono una cosa, non c'è chiarezza su come vengono trattati questi coupon barra bonus. Allora, 26% di tassazione per tutti i certificati. Per quanto faccio un passo indietro per anche sono chi non... Sono reddito diverso o reddito da capitale? Sono redditi diversi, torno, ecco la slide sulla tassazione. Quindi 26% sono considerati redditi diversi. Perché sono considerati redditi diversi? Perché i certificati come sottostanti hanno i derivati. I derivati sono considerati redditi diversi. Però ci sono dei certificati che hanno dividendo certo. Ecco. Allora, l'unica, perplessità che un intermediario può porle è nel caso di certificati che pagano dei coupon fissi. Ma perché lo pone l'intermediario? Non c'è perché perché l'applicazione della tassazione è a carico dell'intermediario. Rischia lui. Quindi la maggior parte degli intermediari considera anche i coupon fissi come redditi diversi. Altri no. Quindi, per fare un esempio concreto, BNL ad esempio, ma non è l'unica, considera redditi diversi. C'è qualcuno che prudenzialmente non lo fa. Però diciamo, questo è l'unico esempio. Tutti, adesso poi li vediamo meglio nel pomeriggio, bonus cap di certo, sicuramente turbo mini future, ma anche i cash collect che non abbiano il coupon fisso, sono di certo redditi diversi. Andiamo a mangiare? Andiamo.